Allora, ci sono tre possibilità. La prima, la migliore in assoluto, è che abbiate un amico che fa Krav Maga come voi o che faccia uno sport a contatto come pugilato, la kickboxing o la Thai box, per cui sappia tenervi dei colpitori. L'idea è molto semplice, fate un riscaldamento adeguato, che può essere anche una semplice borsetta oppure un po' di corda. Decidete prima che tecniche fare, fatele, dopodiché l'ultima parte fatele semplicemente un pochettino più veloce, un po' più forte o alternando un esercizio fisico. Semplice, 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 giusto, diciamo, la manutenzione ordinaria del vostro Krav Maga. La seconda possibilità è che siete da soli, per cui anziché allenarvi con il compagno, sostituite la parte centrale con una vostra routine, dei colpi a vuoto. Se avete la fortuna di avere un sacco, lavorate sul sacco. Se siete in un giardino, lasciate in pace gli alberi. L'ultima possibilità è che non potete allenarvi neanche da soli, non avete la possibilità di sudare, cambiarvi, tutto quello che comporta un vero allenamento, per cui fate un lavoro di visualizzazione. Visualizzate una tecnica, cercate di vederla in tutti i dettagli, vedete le diverse posizioni, ingrandite o rimpicciolite l'immagine. E infine, se siete usi già a utilizzare queste tecniche di visualizzazione in questi contesti, potete anche simulare degli scenari di ammissione.